Buonasera amici telespettatori di Mediacentro TV e benvenuti al Pala Virtus di Cassino per il primo torneo Banca Popolare del Cassinate, città di Cassino. È Alberto Manzari che vi parla e vi terrà compagnia per i prossimi 40 minuti di gioco, dove si affronteranno l'Eurobasket Roma e la Luis Roma. Prima questa delle due partite che andranno in scena quest'oggi, dove poi alle ore 20 scenderà in campo la società ospitante e organizzatrice dell'evento, ovvero la Virtus Cassino, che affronterà invece il Basket Scafati. In campo per l'Eurobasket Roma con il numero 2 Michael Deloach, numero 4 Gianluca Santini, numero 5 Giulio Casale, numero 6 Eugenio Fanti, numero 8 Michel Poletti, numero 10 Matteo Frassineti, numero 11 Leonardo Galli, numero 14 Matteo Santucci, numero 16 Adrian Sims, numero 17 il capitano Daniele Bonessio, numero 20 Alessandro Cecchetti, numero 21 Alessandro Piazza, allena coach Davide Bonora, assistenti Luca Di Chiara e Alex Righetti. Diamo la lettura invece del roster della Luis Roma, prossima sfida della Virtus Cassino nella prossima Serie B, girone D. In campo con il numero 12 Leonardo Marcon, numero 9 Scuderi, numero 5 Difonso, numero 8 Miriello, numero 18 Sorrentino, numero 10 Bonaccorso, numero 20 Bistrot, numero 14 De Dominicis, numero 19 il capitano Faragalli, numero 7 Martone, allena coach Paccarie, assistenti Fulgaro e Martino. Scendano in campo i quintetti titolari delle due squadre. In campo per la Luis Roma, Faragalli, Marcon, numero 7, Martone, numero 14, De Dominicis, e il numero 10, Bonaccorso. L'Eurobasket Roma, tante vecchie conoscenze nel roster romano. Entra in campo Giulio Casale, vincitore nella stagione 2015-2016 proprio contro la Virtus Cassino della finale per l'accesso alle Final Four di A2, fresco di ritorno in maglia bianco-blu dopo aver disputato lo scorso anno una stagione alla Visnova Roma. Entra in campo poi un altro giocatore di categoria come Michael Deloach, numero 8 Michel Poletti, numero 16 Sims e numero 21, un veterano anche questo della serie, Alessandro Piazza, squadra che sicuramente farà strada, quella dell'Eurobasket Roma, che conta assolutamente di giocatori di assoluto valore. Intanto primo pallone giocato proprio dalla squadra di coach Bonora, con Sims che va al tiro, che trova solo il ferro, rimbalzo della Luis Roma che adesso si trova in attacco, numero 7 Martone che passa la palla per il numero 14 De Dominicis, che non trova neanche ferro, stoppato, e riparte Alessandro Piazza con la transizione, blocca il numero 8 Michel Poletti, prova il passaggio a Piazza, però prova il ribaltamento per Sims che attacca con molta facilità il canestro, ma il rimbalzo è di Faragalli che riparte anche lui molto velocemente, palla per Marcon che però in maniera molto frettolosa perde anche lui il pallone, palla ancora per Piazza, adesso Michael Deloach prova l'isolamento con un pick and roll con Michel Poletti, pop del numero 8, ribaltamento ancora per il numero 2 Deloach, palla per il numero 5 Casale che prova un passaggio in post basso per il numero 8 Michel Poletti, che però viene fermato irregolarmente dal numero 14 De Dominicis. Lì si riprenderà con una rimessa dal fondo e l'incaricato è proprio il lungo romano Michel Poletti, che la passa per Sims, ancora Piazza, prova a liberarsi dei blocchi, ancora Poletti, aspetta che i compagni si liberano Piazza, riceve Casale, passaggio ancora per Sims, ottimo il passaggio del numero 5, Sims però trova solamente il ferro e colleziona un 0 su 3 in questi primi due minuti di gioco, 8:44 e si è ancora sullo 0-0, passaggio ancora del numero 7 Martoni in attacco per la Luis che prova a premiare un backdoor del numero 10 Bonaccorso, però la palla scivola sul fondo campo e riparte Alessandro Piazza con l'azione offensiva per l'Eurobasket Roma. Michel Poletti, passaggio ancora sul lato destro del campo per Piazza, ribaltamento Casale poi per Deloach, passaggio in post basso per il numero 8 Michel Poletti, la palla gli viene sporcata sulla ricezione dal numero 10 Bonaccorso e la palla
sarà ancora dell'Eurobasket Roma. Passaggio per Michael Deloce che prova a sbloccare l'incontro, ma si è fermi sempre sullo 0-0 e il rimbalzo è sempre del numero 10 Bonaccorso. Passaggio per Marcon che prova ancora un passaggio sotto le planche per il numero 14 De Dominicis, però altra palla persa per gli uomini di coach Paccarie, altra palla persa per l'Eurobasket Roma. Fase di confusione totale della partita e si è ancora sullo 0-0 a 8 minuti e 09 dalla fine di questa prima frazione di gioco. Riparte Faragalli che aspetta che Marcon si liberi, riceve però De Dominicis che prova un tiro che fa il giro di tutto il ferro e trova i primi due punti della partita, 7.55 sul cronometro e Luis Roma in vantaggio di 2 lunghezze a 0. Adesso palla per Sims, vediamo se riuscirà a sporcare tra virgolette il suo tabellino, e ci riesce. 1 su 4 per il numero 16 della Leonis Group Eurobasket Roma e 2 su 2 momentaneo. Adesso riparte ancora Faragalli che prova a passarla per il numero 10 Bonaccorso che fa ricevere Martone in post basso che scarica per il numero 19 Faragalli e prova un tiro da 3 che trova solamente il primo ferro. Rimbalzo del numero 2 Deloce che riparte velocemente per i suoi, ancora Sims da 2, sbaglia e rimbalzo ancora del numero 12 Leonardo Marcon che riparte con un coast to coast, deve fermarsi però davanti a Sims marcato da Alessandro Piazza, riceve ancora il numero 14 De Dominicis, passaggio in post per il numero 7 Martone che non trova neanche il ferro e rimbalzo è di Michel Poletti, riparte con la transizione Alessandro Piazza, passaggio per il numero 5 Casale che trova la prima tripla della partita, 5-2 per l'Eurobasket Roma, 6 minuti e 40 alla fine del primo quarto e palla Luis che riparte d'attacco con il numero 19 il capitano Faragalli, prova a liberarsi il numero 7 Martone da un blocco di Leonardo Marcon che riceve lui, ripassaggio ancora per il numero 19 Faragalli, passaggio in posta alto per il numero 7 Martone che adesso prova a girarsi e a tirare velocemente, però rimbalza del numero 5 Giulio Casale, ripassaggio ancora per il numero 2 Michael Deloce che si ferma sulla linea da 3 punti senza ritmo e piazza anche lui 3 punti che portano a 6 le lunghezze dell'Eurobasket Roma di vantaggio a 6 minuti e 08 dalla fine del primo quarto. Ancora Faragalli, blocco del numero 14 De Dominicis, passaggio del numero 19 sempre per il numero 14 che subisce fallo sul roll dal numero 21 Alessandro Piazza. E quindi si riprenderà con una rimessa a fondo per il numero 12 Leonardo Marcon. Passaggio subito per il numero 19 Faragalli che tira un pochino in sospensione, fuori ritmo. E riparte ancora l'Eurobasket Roma con un'azione velocissima dell'asse Casale Deloce che realizza altri 2 punti, parziali di 10-2 in questi primi 4 minuti e rotti di gioco, 5.40 sul cronometro prima della fine del primo quarto e riparte ancora Luis Roma, passaggio consegnato De Dominicis Faragalli, tiro da 3 del numero 10 Bonaccorso che trova la parte centrale del ferro, riparte in attacco ancora in transizione Michel Poletti che realizza altri 2 punti che danno 10 punti di vantaggio all'Eurobasket Roma. Quindi 5.24 sul cronometro, Eurobasket Roma 12, Luis Roma 2. Rientrano le due squadre in campo, per la Luis Roma in campo Faragalli, Scuderi, De Dominicis, Martone e Bonaccorso, mentre per la Leonis Group Eurobasket Roma è rientrato il numero 8 Poletti con il numero 14 Santucci, numero 21 Alessandro Piazza, numero 20 Cecchetti e il numero 2 Michael Deloce. Primo tiro sbagliato dalla Luis Roma, riparte in transizione l'Eurobasket Roma che però perde palla, riparte ancora in contropiede la Luis che però viene fermata irregolarmente dalla squadra avversaria, quindi si riprenderà con una rimessa laterale per gli uomini di coach Paccarie.
ancora Faragalli, serve il numero 10. Buon accorso, passaggio per De Dominicis. Vedi il taglio del compagno, il numero 10, buon accorso, e due punti facili facili per il numero 14 Luissino. Ancora il numero 20 Cecchetti, ribaltamento per Piazza, passaggio sotto le branche in post basso per Michel Poletti. Ancora De Loach, aspetta il blocco del compagno Cecchetti e con un arresto e tiro con due uomini addosso, mostruoso in questo caso il numero 2 Michael De Loach, realizza tre punti che a andare il risultato sul 24-10 per l'Eurobasket Roma. 8 minuti e 35 alla fine del secondo quarto. Alessandro Piazza recupera il pallone, passaggio per il numero 14 Santucci che fa un airball dall'angolo, il rimbalzo è del numero 8 Michel Poletti che però sbaglia il tiro e adesso riparte in transizione il numero 9 Scuderi che viene fermato irregolarmente dalla squadra avversaria e segna due punti con fallo, quindi ci sarà un tiro libero aggiuntivo per la guardia di coach Paccarie che adesso carica il tiro e completato il gioco da tre punti 24-13 a 8 minuti e 15 dall'intervallo lungo. Riparte Alessandro Piazza, passaggio per il numero 2 Michael De Loach che riceve ancora il numero 8 Michel Poletti sul lato destro del campo, riceve ancora Poletti, passaggio consegnato ancora per De Loach, arresto e tiro ancora senza ritmo del numero 2, rimbalzo però è difensivo da parte del numero 10 buon accorso, adesso ancora buon accorso, realizza altri tre punti, è entrata in partita anche la Luis Roma, dunque si rifà sotto solo 8 lunghezze di distacco dalle due squadre, 7 minuti e 25 alla fine del secondo quarto, ribaltamento di Cecchetti per il numero 2, prova la penetrazione facile facile contro il numero 20 Bistrot, quindi più 10 per gli uomini di coach Bonora. Ancora il numero 9 Scuderi, passaggio per De Dominicis, ancora per il numero 5 Difonso, De Dominicis ancora per Scuderi, Scuderi prova a sfruttare il mismatch contro Michel Poletti che lo ferma irregolarmente, dunque fallo del lungo in maglia Eurobasket. Intanto viene chiamato time out dalla squadra di coach Bonora. Un cambio per l'Eurobasket Roma, è uscito il numero 14 Santucci per lasciare spazio al numero 5 Casale. Ottima uscita dei blocchi del numero 9 Scuderi che piazza una tripla su assist del numero 10 Buonaccorso, 26-19 dunque per l'Eurobasket Roma. 6 minuti e 30 alla fine del secondo quarto, piazza sul lato destro del campo, prova un passaggio in post basso per il numero 8 Michel Poletti che viene fermato irregolarmente. Cambio per la Luis Roma, esce dal campo il numero 14 De Dominicis per lasciare spazio al numero 7 Martone e riprende il gioco con la palla per per l'Eurobasket Roma. Adesso piazza blocco del numero 8 Poletti che riceve sul roll e trova solamente il primo ferro e rimbalzo del numero 10 sempre Buonaccorso, ancora il 5 Difonso, passaggio per Martone che gli fa ricevere di nuovo con un consegnato, Buonaccorso da 3 prova a sfruttare il momento propizio per
La Luis Roma trova però solamente il primo ferro. Ottimo tiro in step back di Piazza che trova altri due punti per l'Eurobasket Roma, 28 a 19, 5 minuti e 40 alla fine del secondo quarto. Di Fonso ancora per Buonaccorso che si arresta sulla linea del tiro libero, ancora Buonaccorso, riceve ancora da Di Fonso, si arresta sulla linea del tiro libero ancora, prova il tiro, rimbalzo però del numero 7 Martone che ripassa ancora per il numero 10 Buonaccorso che tira trovando solamente il primo ferro, il rimbalzo del numero 20 Cecchetti che però subisce un fallo sempre dal numero 10 Buonaccorso che esce per lasciare spazio al numero 12 Leonardo Marcon. Esce intanto per l'Eurobasket Roma il numero 14 Santucci per lasciare spazio al numero 4 Santini. E l'Eurobasket Roma è in situazione di attacco, riceve sotto le plance il numero 8 Mice Poletti sull'ottimo servizio del compagno Piazza realizzando due punti che portano le lunghezze di vantaggio della squadra di coach Bonora a quota 11, 30 a 19 a 4 minuti e 45 dalla fine del secondo quarto. Riceve un fallo sul blocco del compagno di squadra il numero 5 Di Fonso. Intanto esce il numero 20 Cecchetti per lasciare spazio al numero 16 Sims e riprende il gioco con Scuderi che serve Marcon, ancora Scuderi, passaggio per il numero 5 Di Fonso da 3, il rimbalzo è di Poletti, però c'è un fallo al rimbalzo del numero 7 Martone che spinge irregolarmente al rimbalzo il numero 5 Casale, quindi si riprenderà con una rimessa in zona difensiva per gli uomini di coach Bonora ad incaricarsi del numero 4 Santini. Che serve Alessandro Piazza. Piazza si arresta sul lato sinistro del campo, riceve sulla linea del tiro libero Sims che prova una virata ancora sul numero 5 Casale che serve ancora il numero 16 Sims che realizza due punti, 32 a 19 per l'Eurobasket Roma. Ancora numero 12 Marcon, 9 Scuderi per ancora il numero 5 Di Fonso che realizza 3 punti sull'ottimo servizio del compagno, quindi 32 a 22 per l'Eurobasket Roma. Adesso blocco di Casale per liberare numero 21 Piazza, ancora per il numero 5 Casale, blocco del numero 16 Sims, non lo sfrutta però Casale, passaggio per il numero 8 Poletti che adesso si gira con un'ottima virata, ricordiamolo adesso consentita dal regolamento, portando il punteggio sul 34 a 22, 3 minuti e 35 alla fine di questo secondo quarto. Realizza due punti dunque Mitchell Poletti e quindi si riprende con una rimessa in zona difensiva per la Luis Roma. Intanto esce il numero 9 Scuderi per lasciare spazio al numero 19 Faragalli. Tanto Di Fonso porta in zona offensiva la palla ancora per Leonardo Marconi, una penetrazione contro Poletti che ferma irregolarmente l'avversario. Dunque ci saranno due tiri liberi in virtù appunto del bonus e dei 5 falli di squadra raggiunti da parte dell'Eurobasket Roma. Adesso Marcon va con il primo tiro libero segnato, meno 11 per la squadra di coach Paccarie. Ancora un altro tiro libero
per la guardia luissina che fa 2 su 2, quindi meno 10 per la Luis Roma. Adesso esce dal campo il numero 4 Santini per lasciare spazio al numero 2 Michael Deloce. Ancora Piazza a guidare l'azione offensiva dei suoi, uno contro uno contro Faragalli, tiro in step back del playmaker romano, però riparte la transizione offensiva di Marcon che serve Di Fonzo sul lato sinistro del campo, prova a passare la palla al numero 7 Martone, che però perde palla. Che su una mentre ripartiva l'azione offensiva del numero 2 Michael Deloce, però con un dietro schiena la guardia romana perde palla. Ci sembrava la rimessa viziata da un tocco del numero 5 Di Fonzo, ma l'arbitro comunque ha visto rimessa per la Luis Roma. Rientrano le squadre in campo dopo la sospensione chiamata da Cotide Bonora. Si riprende con una rimessa a fondo per la Luis Roma. Passaggio del numero 12 sulla rimessa Marcon per il numero 5 Di Fonzo, che con un tiro da due punti non trova il fondo della retina e riparte l'azione offensiva dell'Eurobasket Roma. Adesso passaggio consigliato sul lato destro del campo del numero 16 Sims per il numero 8 Poletti, che con un tiro da due punti anche lui non trova il fondo della retina. Riparte ancora la transizione della Luis Roma con Faragalli che passa a Di Fonzo, perde palla il numero 5, rubata da Piazza che va in penetrazione con un ottimo tiro da due punti, realizza e porta le lunghezze tra le due squadre a quota 12, 36 a 24, un minuto e 47 dalla fine del secondo quarto. Ancora Di Fonzo contro Poletti da due, Di Fonzo in faccia al numero 8, sfrutta il mismatch e porta a meno 10 la sua squadra. 1.33 dalla fine, ancora passaggio di Alessandro Piazza, ancora palla intercettata al numero 12 Marcon, però Piazza con la sua grande esperienza riconquista il pallone. Passaggio di Casale dentro per Poletti, fuori ancora per Casale. Una delle sue specialità, il tiro da tre punti, e realizza portando le lunghezze di vantaggio a 13. Ancora Marcon passa in mezzo al blocco di Martone che sotto le plance prova a tirare, ma la palla viene intercettata dal numero 16 Sims e dunque si riprenderà una rimessa dal fondo per gli uomini di coach Paccarie, che adesso sostituiscono il numero 20 Bistrot ed entra il numero 10 Bonaccorso. Intanto realizza due punti il numero 7 Martone. Dominante sotto le plance il numero 8 in maglia bianca che realizza due punti. Riparte con l'azione offensiva la Luis Roma. Di Fonzo, passaggio in punta per il numero 7 Martone. Riceve ancora Di Fonzo sul lato sinistro del campo. Prova una penetrazione contro Poletti che però intercetta su un tentativo di ribaltamento dal lato sinistro al lato destro del campo di Di Fonzo e quindi si riprenderà con una rimessa a fondo per la Luis Roma. Riceve Faragalli che prova un arresto e tiro in arretramento.
con il numero 16 Sims, e adesso conclude il secondo quarto 43-28. L'Eurobasket Roma in campo, Michael Deloach, 21 Piazza, 16 Sims, 5 Casale e 8 Mitchell Poletti. Mentre per la Luis Roma, numero 12 Marcon, numero 19 il capitano Faragalli, numero 10 Bonaccorso, numero 9 Scuderi e numero 7 Martone. Prima azione offensiva per l'Eurobasket Roma, prova a giocarsi pick and roll. Piazza, Sims però non capisce le sue intenzioni e dunque il passaggio del numero 21 va a vuoto. Adesso però palla recuperata dal play in maglia bianco-blu, che fa ripartire la transizione, marcato dal numero 10 Bonaccorso. Prova il blocco Mitchell Poletti, adesso prova a bloccare il numero 8 e il numero 2 Deloach, prova ad attaccare il centro il numero 8 dell'Eurobasket Roma, viene fermato però irregolarmente dal numero 10 Bonaccorso e quindi si riprende con una rimessa laterale per l'Eurobasket Roma alle hoop del numero 21 Piazza per il numero 16 Sims, che però con l'appoggio trova solamente il primo ferro. Dunque riparte l'azione offensiva della Luis Roma, che viene fermata però irregolarmente da un fallo del numero 8 Mitchell Poletti, che prova a mettersi in posizione per prendersi un fallo di sfondamento, non riuscendo però nei suoi intenti. 9 minuti e 02 dalla fine di questa terza frazione di gioco e la Luis Roma si trova a rincorrere sul risultato di 43-28. Rimessa dunque fondo per la Luis Roma, passaggio del numero 9 Scuderi per il numero 10 Bonaccorso. Questo tiro però trova solamente il ferro e il rimbalzo è dell'Eurobasket Roma, che riparte con il numero 21 Alessandro Piazza. Riceve in punta Mitchell Poletti, che prova una penetrazione contro il numero 10 Bonaccorso. In aiuto gli viene anche il numero 7 Martone, che però non riescono a fermare se non irregolarmente l'ira del numero 8 Romano, che andrà in lunetta per due tiri liberi. Va a segno il primo tiro libero del numero 8 Romano. Adesso carica il secondo, che va a segno, 45-28 per l'Eurobasket Roma, 8-43 dalla fine del terzo quarto. Conduce l'azione offensiva Faragalli per la Luis Roma, prova a bloccarlo il numero 10 il numero 14 De Dominicis, però non riceve, tiro e step back del numero 19 Faragalli, che segna in faccia al numero 8 Mitchell Poletti. Meno 15 per la squadra di coach Paccarie. Dunque riparte Alessandro Piazza sul lato destro del campo, ribaltamento a sé Sims, Poletti riceve Deloach, ancora passaggio in angolo per Casale, mal eseguito dal numero 8 Poletti, che trova solamente lo striscione dietro le panchine. Thank you.
si riprende con una rimessa laterale a zona offensiva per la Luis Roma ad incaricarsi del numero 9 Faragalli. Prima palla intercettata da Giulio Casale, poi riprende ancora il gioco l'Eurobasket Roma con una nuova rimessa da parte di Scuderi che serve Marcon, ancora Faragalli per De Dominicis che trova solamente il primo ferro, a rimbalzo c'è Sims che fa ripartire Piazza, la transizione del playmaker romano che però viene fermato irregolarmente dal numero 19 Faragalli e dunque si riprenderà con una rimessa laterale a 7-0-5 dalla fine del terzo quarto per l'Eurobasket Roma. Michel Poletti prova a fare finta di tiro per servire Sims che non capisce le sue intenzioni e dunque palla in tribuna. 6-56, 47 Eurobasket Roma, Luis Roma 30. Adesso prova una penalizzazione per servire nel pitturato De Dominicis Scuderi, ma tocca la linea di fondo la guardia Luissina e dunque si riprende con una rimessa per la Leonis Group che riparte con Casale, ribaltamento per Piazza sul lato destro del campo, ancora in punta Casale, ancora ribaltamento per Deloce sul lato sinistro che prova la tripla, rimbalzo c'è Faragalli, riparte ancora l'azione offensiva della Luis, riceve De Dominicis che prova ad attaccare Poletti, gancio del numero 14 che con un ottimo movimento manda al bar Poletti e il punteggio va sul 47-32 per sempre la squadra di coach Davide Bonora. 6-14 dalla fine, adesso Faragalli serve De Dominicis che anche con un fallo a mio avviso di Poletti non visto dall'arbitro realizza due punti per portare a 13 le lunghezze di vantaggio la Leonis Group che riparte adesso con un continuato di Poletti sul lato destro del campo per Deloce che serve Sims che con un hesitation attacca il canestro fermato bene da Martone, riparte Marcon ancora per Faragalli, si arresta da 3 il numero 19, prova la tripla che non va, rimbalzo però è di Scuderi che viene fermato irregolarmente da Casale, quindi c'è un fallo da parte del numero 5 Casale e dunque Davide Bonora, coach della Leonis Group Eurobasket Roma, capisce che il momento è un momento difficile adesso della partita per i suoi e dunque decide di chiamare un preciso e attento timeout a 5:37 alla fine del terzo quarto dove comunque l'Eurobasket Roma è in vantaggio sul risultato di 47-34. Riprende il match, rimessa a fondo per la Luis Roma, non ci sono cambi per le due squadre, sempre in campo Sims, Poletti, Deloce, Casale e Piazza per l'Eurobasket Roma, per la Luis Marcon, Martone, Scuderi, De Dominicis e Faragalli. Prende una botta a rimbalzo il numero 8 Poletti adesso sul tiro del numero 12 Marcon. Dunque rimessa fondo per l'Eurobasket che vede l'uscita dal campo del numero 8 Poletti per lasciare spazio al numero 20 Cecchetti che riceve in post basso raddoppiato dai giocatori della Luis. Deloce fa saltare Marcon, prova il tiro dopo e a rimbalzo c'è il numero 7 Martone che però subisce il fallo del numero 5 Casale che prova a rubare di palla irregolarmente e dunque a causa del bonus in casa Eurobasket
andrà in lunetta per due tiri liberi che potranno accorciare il gap a quota 11 lunghezze. Primo trova il fondo della retina per il numero 7 Martone, che va con il secondo 2 su 2, 47-37. Esce adesso Scuderi, rientra Di Fonso. Rimessa per la Leonis Group, che riparte con Piazza. Palla per Casale, che prova a passare la palla a Cecchetti, che è ben marcata da De Dominicis. Dunque palla ancora per Piazza, che va in punta, passa in punta per Cecchetti, ancora per Casale, scarico fuori per Piazza, che rifiuta il tiro da tre. È ottima però la difesa della Luis, che anticipa su tutte le linee di passaggio della squadra avversaria, e dunque porta l'Eurobasket a una infrazione di 24 secondi. 47-37, 4-28 alla fine del terzo quarto. In attacco c'è Faragalli, palla per De Dominicis, che prova un tiro nel pitturato contro il numero 16 Sims, realizzano due punti per il meno 9 Luis Roma. Adesso Di Loach, passaggio in punta per Piazza, ancora Di Loach sul lato sinistro del campo, prova una penetrazione Di Loach, ancora ottimo il numero 2, fa una penetrazione assolutamente fantastica e porta i suoi ancora sul più 11. Difesa del numero 2 su Di Fonso, ancora per il numero 19 Faragalli, che prova un passaggio per servire il numero 12 Marcon, ma il capitano Luisino si fa intercettare il passaggio dal numero 5 Casale, che poi fa carambolare ancora sul playmaker Luisino la palla, e dunque perde il pallone e il possesso la Luis. Quindi si riprenderà con una rimessa in zona difensiva per l'Eurobasket Roma. 3 minuti e 40 dalla fine del terzo quarto, risultato di 49 Eurobasket, 38 Luis Roma. E intanto in campo c'è un timeout chiamato proprio da coach Paccarie. Riprende il gioco, si incarica della rimessa laterale in zona difensiva Di Loach, che serve Piazza, ancora Di Loach sul lato destro del campo, serve Cecchetti in punta, palla per Piazza, che viene trattenuto irregolarmente da Faragalli, e dunque salgono a 4 i falli di squadra della Luis Roma. Dei prossimi falli solo viaggio in lunetta per l'Eurobasket Roma. Casale con la rimessa laterale, serve Piazza, sfrutta il blocco di Cecchetti, raddoppio però della Luis Roma, tiro in angolo sul servizio di Sims di Casale, che trova solamente il ferro, e al rimbalzo c'è il numero 5 Di Fonso, che riparte con la transizione, blocco di Martone, ancora il numero 19 Faragalli sulla destra del campo, servizio ancora di Martone da parte di Dominicis. Dita nell'occhio di Cecchetti per Martone, che deve uscire per lasciare spazio al numero 20 Bistrot. Dunque si riprende con una palla ancora per la Luis. Di Fonso con un jumper nel pitturato realizza due punti e meno 9 per la Luis Roma sull'Eurobasket Roma. E ancora Piazza, serve nel pitturato Sims, che lotta a canestro, primo tiro sbagliato, rimbalzo, secondo segnato, e più 11 per la squadra di coach Bonora. Riparte adesso Marconi in attacco, serve Faragalli, che lascia liberare i compagni,
si libera di Dominicis dei blocchi, ancora Faragalli che trova sull'angolo destro del campo De Dominicis, che viene stoppato dal numero 16 Sims. A rimbalzo però ci sono maglie blu ed è ancora palla per la Luis Roma, ancora Marcon va a canestro, a rimbalzo però è ancora del numero 14 De Dominicis, che viene fermato irregolarmente da Cecchetti, e ci saranno altri due tiri liberi per il numero 14 in maglia blu. Sbaglia il primo, si andrà adesso con il secondo. Zero su due per De Dominicis, a rimbalzo c'è Cecchetti, riparte l'azione della Leonis Group con Piazza che serve di luce sul lato sinistro del campo, ancora in post basso per Sims, gioco da ragazzi contro Bistrot che prova l'anticipo sul numero 16, un passaggio lob De Loce, serve il compagno e quindi due tiri liberi, due punti segnati da parte del numero 16 Sims. Adesso esce il numero 20 Bistrot ed entra il numero 5 Di Fonso, e rientra anche per Leonis Group il numero 8 Michel Poletti. Adesso Di Loce, penetrazione dal lato sinistro del campo che frutta due punti per i suoi, 55-40, 1 minuto e 12 dalla fine del terzo quarto. Adesso Di Fonso, serve sul lato sinistro del campo il numero 10 Bonaccorso, ancora in angolo per il numero 14 De Dominicis che prova la penetrazione, scarico ancora per il numero 10 Bonaccorso che prova il tiro da tre punti, che trova solamente il ferro, a rimbalzo c'è il numero 5 Casale, prova a ripartire il numero 2 Michael Deloce che però prova a superare la metà campo e perde il pallone, quindi si riprenderà con una rimessa in zona difensiva per gli uomini di coach Paccarie. E Di Fonso riparte con passaggio consegnato per Faragalli, ancora passaggio per De Dominicis, ottimo il reverse da parte del giocatore in maglia Luissina che porta le lunghezze di distacco dalle due squadre a quota 13, dunque 55-42 per l'Eurobasket Roma a 24 secondi dalla fine. Non può andare fino alla fine la squadra di coach Bonora, 8 secondi sul cronometro, pick and roll asse Sims Deloce e servizio del numero 16 per il numero 8 Michel Poletti che segna due punti. Adesso 3 secondi prima della fine per Faragalli che segna sullo scadere, quindi ancora meno 13 per la Luis Roma prima del mini break a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, dunque 57 Eurobasket Roma 44 Luis. Riprende il gioco, riprendono le due squadre, scendono di nuovo in campo e palla per la Luis Roma. Prova il tiro il numero 9 Scuderi che viene fermato irregolarmente dal numero 2 Michael Deloce che esce dal campo per lasciare spazio al numero 14 Santucci. Ci saranno due tiri liberi dunque per la guardia di coach Paccarie. Va il primo per il numero 9. Va adesso con il secondo che non trova il fondo della retina, sporca sul ferro
il pallone del numero 8 Michel Poletti, palla per Alessandro Piazza, post basso per il numero 20 Cecchetti, scarico ancora sul lato destro del campo per Casale, palla ancora per Cecchetti che serve in post basso Poletti, gancio di mano sinistra, realizza due punti il lungo romano, 59-45 per la squadra di Davide Bonora. I primi due punti di questo quarto ed ultimo quarto. Adesso Di Fonso, blocco centrale di Martone, ribaltamento sul lato sinistro per De Dominicis che trova però solamente il ferro, al rimbalzo però c'è Martone che blocca il compagno Faragalli, il capitano che prova a sfruttare il mismatch contro il numero 20 Cecchetti, ottima hesitation del numero 19 della Luis Roma che decide di arrestarsi e tirare praticamente dalla linea del tiro libero e realizzare due punti per i suoi, portandoli a meno 12 a 8:48 dalla fine. Santucci sul lato destro del campo, passaggio in posta per Cecchetti che commette infrazioni di passi, dunque si riprenderà con una rimessa in zona difensiva per la Luis Roma. Riparte De Dominicis, palla ancora per Faragalli, Faragalli per Difonso, Difonso per De Dominicis, lato destro del campo, prova a liberarsi dalla marcatura di Piazza Faragalli, ancora palla per il numero 9 Scuderi che prova un arresto in tiro in allontanamento ma viene fermato irregolarmente dal numero 21 Alessandro Piazza. Dunque due tiri liberi per la guardia luisina. Va con il primo tiro libero Scuderi che realizza, ancora Scuderi, realizza anche il secondo, meno 10, 8:25 dalla fine questa volta del match. Esce adesso Difonso per lasciare spazio al numero 8 Miriello. Adesso ancora Cecchetti per Casale, finta il blocco e poi scappa al centro dell'area, ancora De Locci, arresto, tiro, solo ferro, a rimbalzo c'è il numero 8 Miriello che gli viene sporcata la palla dal numero 5 Casale e dunque rimessa dal fondo in zona difensiva per la Luis Roma che riparte con il numero 19 il capitano Faragalli, ancora Scuderi, Scuderi sul lato sinistro del campo che prova a penetrare, la palla fa il giro del ferro e viene catturata dal numero 8 Michel Poletti. Adesso ancora De Locci attacca il centro dell'area, nel pitturato segna altri due punti e portano a più 12 la sua squadra. Adesso il numero 19 Faragalli sul lato sinistro del campo sfrutta il blocco del numero 14 De Dominicis, ancora per Miriello, ancora per il numero 7 Martone che sfrutta il taglio del compagno Scuderi che realizza due punti. Adesso forse passi del numero 20 Cecchetti che viene stoppato con un gioco balistico spettacolare da parte del numero 7 Martone, da casa sua Faragalli trova solo il ferro e il rimbalzo è del numero 8 Michel Poletti, chiama calma ai suoi coach Davide Bonora, conduce l'azione offensiva Di Locci che serve Casale, ancora in post basso Poletti che subisce il fallo del numero 19 Faragalli, dunque si procederà con una rimessa a fondo per gli uomini in maglia bianca. Esce intanto per la Luis il numero 19 Faragalli, dentro il numero 12 Leonardo Marcon che si incarica del numero 2 Michael Di Locci. Sicuramente la star, tra virgolette, se così possiamo definirla, dell'Eurobasket Roma. Adesso però perde palla la squadra di coach Bonora che riparte con il numero 12 Marcon.
che aspetta il taglio del numero 7 Martone. Passaggio consigliato ancora per Marcon, blocco ancora di Martone, ribaltamento sul numero 9 Scuderi. Scuderi ancora in angolo per De Dominicis, ancora riceve Scuderi, da 3 realizza, meno 7 per la Luis Roma, che dopo l'ottima prestazione contro la pallacanestro palestrina non cede sicuramente facilmente il passo agli uomini di coach Bonora. Dunque meno 7 per i giocatori in maglia blu, che adesso però fermano irregolarmente il numero 2 Michael Di Loce, che andrà in lunetta con due tiri liberi. Adesso esce Casale, dentro Alessandro Piazza, Alex Agrigento, però in lunetta c'è Di Loce per due tiri liberi. Vai il primo per l'americano in maglia bianca. Va con il secondo Michael Di Loce, che trova però solamente il primo ferro, e quindi meno 8 ancora per la Luis Roma. Tutto è possibile. Marcon riceve il consegnato di De Dominicis, blocco in punta di Martone, ribaltamento per De Dominicis. Che passaggio di Marcon! Due punti per i giocatori in maglia blu, che fanno scendere le lunghezze di distanza dalle due squadre a quota 6, 5 minuti e 40 alla fine però della partita, e c'è il fallo però di De Dominicis sul numero 8 Michel Poletti, sul tentativo da parte del lungo romano di ribaltamento in angolo sul numero 14 Santucci. 5 minuti e 37 dunque, due falli solo però per la Luis. Fallo però al rimbalzo del numero 14 De Dominicis, sicuramente per la sua stazza molto leggero sul contatto il numero 8 Poletti. Dunque si riprenderà con la rimessa a fondo a incaricarsi il numero 8 Poletti. Passaggio per il numero 2 Michael Di Loce, a difendere il numero 12 Marcon. Ottimo però il tentativo di liberarsi dal marcatore del numero 2 Di Loce, che realizza un jumper dall'angolo da due punti. Quindi meno 8 ancora per la Luis, e però risponde un altro ottimo Marcon, che da solo contro tutti realizza due punti. Sfida personale praticamente tra i due. Riprova ancora la penetrazione di Loce, marcato ancora da Marcon. Piazza riceve in angolo, palla in post per numero 8 Poletti, che sbaglia e riparte ancora in attacco il numero 9 Scuderi, marcato da Piazza. Ottimo Scuderi a tenersi dietro l'avversario, ancora da 2 Scuderi, tutto riaperto, meno 4 per la Luis. Un'intera partita in vantaggio l'Eurobasket Roma, ma come sappiamo le partite di basket possono cambiare da un momento all'altro. E viene chiamato però un fallo da parte di Miriello sul numero 21 Piazza, che si era allacciato con il suo avversario. Viene visto comunque il fallo da parte del numero 8 su Alessandro Piazza, che andrà in lunetta per allungare ancora il gap tra le due squadre. Va il primo per il playmaker in maglia bianca, va adesso con il secondo numero 21 e va a segno. Dunque più 6 per l'Eurobasket Roma, che adesso rimanda in campo Casale Sims e richiama coach Davide Bonora, Cecchetti e Santucci. Adesso Scuderi pensa il tiro da casa sua, ma passaggio per De Dominicis, ancora Marcon che prova ad ubriacare con le sue finte Alessandro Piazza, ci riesce e porta a casa. Vediamo se i due tiri liberi o la rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo, vede l'arbitro ad incaricarsi del numero 8 Miriello, ma c'è un time out chiamato da coach Paccarie per gestire questo attacco dei suoi.
Riprende il gioco la Luis Roma con Scuderi, blocco del numero 7, Martone, Scuderi ancora, prova la penetrazione, prova a rubargli palla il numero 8, Michel Poletti, Miriello si inventa un tiro strepitoso in allontanamento, 66-62, 3:37, meno 4 per la Luis. Adesso Di Roach, marcato da Marcon, che sta giù sulle gambe in maniera ottima contro l'americano. Adesso ancora Poletti, marcato bene da De Dominicis, marcato ancora bene alle gare di centro Piazza, ancora prova, stoppato da Martone, Sims però al rimbalzo segna due punti l'ex Rieti. Che realizza due punti, dunque ancora più sei. Ottima però la difesa da parte della Luis Roma, che solamente su una carambola sulla stoppata di Martone ai danni del numero 21 Piazza è riuscita a creare un qualcosa in fase offensiva e trovare due punti in maniera abbastanza fortunosa. Adesso 3:08 dalla fine di questa quarta ed ultima frazione di gioco. Marcon attacca Poletti, ancora Martone, ribaltamento su Scuderi, però c'è assolutamente un fallo ai danni di Piazza, ai danni del numero 9 Scuderi, di Alessandro Piazza, che realizza e che mette a referto il suo quinto ed ultimo fallo, dunque è costretto a uscire per lasciare il posto al numero 14 Santucci. Casale giù sulle gambe, in punta contro il numero 9 Scuderi, ribaltamento per Marcon. Marcon sfrutta il blocco del numero 7 Martone, da 3 Miriello, prova il rimbalzo dei Dominicis, ma Poletti ha la meglio, serve Casale, ancora Santucci, lato destro del campo. Tempo scorre 2 minuti e 35 alla fine della partita, più 6 per l'Eurobasket Roma. Attacca il fondo di Locci in allontanamento contro Marcon. Che tiro del numero 2 di Locci! Sprazzi davvero di basket di altra categoria. Ricordiamolo che all'Eurobasket Roma, c'è da ricordarlo, mancano tre giocatori di assoluto valore per la 2 come Bonessio, Frassinetti e Fanti. Dunque, comunque, un test match dove l'Eurobasket sta dando comunque delle ottime risposte al suo coach, date anche le assenze. Dunque adesso esce il numero 9 Scuderi per lasciare spazio al numero 19 Faragalli. Attacca ancora il centro di Locci, fuori per Casale del pitturato per Sims, che manda al bar Martone, due punti, 72-62, 1 minuto e 57 alla fine. Siamo agli sgoccioli oramai di questo primo appuntamento del primo torneo Banca Popolare del Cassinate Città di Cassino. E l'Eurobasket Roma per il momento è la prima a qualificarsi per la finale, primo e secondo posto. Perde palla Faragalli e Sims in contropiede realizza due punti, 74-62, 1 minuto e 40 alla fine del match. Stanno per scrivere oramai i titoli di coda alla fine di questa partita, però l'Eurobasket assolutamente non si arrende. Miriello da 3, gli lascia spazio il numero 8 Poletti, che concede il tiro alla guardia avversaria. 1 minuto e 16 dunque, tutte e due le squadre in bonus, c'è bene a ricordarlo, dunque ogni fallo che ci sarà si andrà in lunetta. Adesso riceve in post basso Poletti, che con estrema facilità realizza due punti. Adesso Marcon, serve Miriello, ancora per Faragalli, in punta, mismatch contro Poletti, prova a sfruttare il numero 19 che fa finta di arrestarsi, scarica sul numero 8 Miriello, che attacca Di Locci, passo e tiro del numero 8 che però trova solamente il ferro, e il rimbalzo del numero 14 Santucci. Ormai possiamo dirlo, intanto 35 minuti, 35 secondi sul cronometro dunque, e l'Eurobasket Roma è la prima finalista per questo primo torneo Banca Popolare del Cassinate Città di Cassino. Intanto sbaglia il tiro l'Eurobasket Roma,
A rimbalzo c'è Marcon e le due squadre intanto si salutano, la partita è finita, più 14 dunque alla fine per l'Eurobasket che si qualifica per questo, per la finale di questo torneo, mentre la Luis giocherà nel primo pomeriggio di domani, nel tardo pomeriggio di domani, la finale per il terzo e quarto posto contro appunto la perdente del match che andrà tra poco in scena tra Virtus Cassino e Basket Scafati. Dunque l'Eurobasket si qualifica per la finale primo e secondo posto che andrà in scena domani sera, mentre la Luis Roma giocherà per la finale terzo e quarto posto nel tardo pomeriggio di domani. Da Alberto Manzari è tutto e tra poco andrà in scena Virtus Cassino, appunto società ospitante e organizzatrice dell'evento contro il Basket Scafati, e a raccontarvela sarà Cristian Tomassi. Un saluto a tutti.